Andiamo a salutare la nostra amica perché è già venuta più volte nel Talk degli Artisti, che è la Palaia, dice, nasce, sto leggendo qualcosa di lei, nasce ad Assisi a Perugia nel 1900, a 12 anni intraprende la strada del canto e l'anno Giovanissimo. dopo inizia a suonare la chitarra da accompagnamento. Ma nel 2016 porta avanti un progetto acustico, chitarra e voce, che poi, dal quale poi ascolteremo qualcosa. È con noi Chiara Palaia! Ciao Chiara! Ciao. Ciao! Bentornata. Come Bentornata. stai? Grazie mille. È davvero un piacere essere con voi questa sera perché ci siamo lasciati un paio di mesi fa e spiacevolmente questa sera ci ritrovo. Innanzitutto buon anno a Buon anno tutti. anche a te. Ora, i primi Niente, 15 giorni sono del contenta. 2024. Quindi buon anno Sì, ancora lo ancora. possiamo dire. Possiamo dirlo tranquillamente. Oh, Chiara Palai, un applauso. Aspetta che dobbiamo Grazie. darci la velocità. Eccoci. Che cambio di scenario. Mi hai colto di sorpresa perché non pensavo ci fosse il mio brano. Quindi Guarda, se vuoi te ne metto uno mio, eh? Ma io non sono, no, io faccio le interviste, non mi intervisto da solo, quindi voi due, Marianna e Chiara, siete le artiste di oggi, le strepitose artiste di oggi, quindi prima o poi toccava anche a te, insomma, più o meno una mezz'oretta, tre grazie. quarti d'ora per uno, in modo che, come dire, accontentiamo tutte le meravigliose voci che accogliamo in questo talk. Chiara, che ci racconti te? Come stai innanzitutto? Io sto bene, e diciamo che sono al lavoro con i brani, con i pezzi. Stiamo preparando insieme a Sunil che sta inviando messaggi. Quindi stiamo preparando il nuovo singolo. Andiamo avanti sempre con la musica Ah, sono perché il Day. Ah, ecco chi era. sì. Ah, ma il tuo compagno artistico, anche il tuo compagno? Sì, diciamo compagni sia nella vita che comunque Vabbè, dai, lo nel salutiamo lavoro, doppiamente, nella come musica. musicista e come fidanzato. Sì, perché diciamo che ci ha legato un po' in questo sogno che avevamo, ecco, la musica è da sempre la nostra vita, si può dire. Avevamo questo sogno in comune di scrivere qualcosa di nostro, ecco. Lui per quanto riguarda comunque la parte musicale, e io invece per quanto riguarda comunque i testi, e quindi ci siamo trovati anche a livello poi di gusto musicale, perché comunque siamo appassionati entrambi comunque della. Diciamo che mi trovo d'accordo con quello che diceva prima la nostra Marianna, che tra l'altro alla quale faccio i miei complimenti davvero. Un brano bellissimo, una voce molto, molto intensa e mi ha emozionato davvero tanto prima ascoltando il suo brano. Diciamo che non mi ritrovo molto diciamo, entro un po' un pesce fuor d'acqua in questo nuovo mondo, diciamo, musicale, nella quale ci stiamo Guarda, tra quelli che siamo qui presenti nel talk, quasi tutti ci troviamo un po' come dei pesci fuor d'acqua perché stiamo attraversando un'era, un momento abbastanza difficile a Purtroppo. livello musicale, quindi noi che proveniamo, a caso di dire, magari da altra tipologia di musica, io pensate che, come sapete, provengo dalla musica classica, poi mi sono andato al pop, al gospel, quindi sappiamo che significa vivere in quest'epoca, per carità, ci sono dei bei pezzi, non è che non ci siano, però magari non corrispondono, ma come è giusto nel cambio generazionale, magari noi non ci troviamo magari in quello che è la musica di oggi, dai, va bene così. Cosa ci racconti ancora di te, Chiara? Cosa stai facendo? Perché questi sono dei brani che appartengono a qualche, no? A qualche mesata fa, a qualche tempo fa. Sì, Sai che diciamo che stai sto lavorando? collaborando anche con altri vari artisti emergenti, perché comunque io credo molto nella. I calabresi, se non sbaglio, no? Sì, io vivo in Calabria, Lamezia Terme, provincia di Ok. Catanzaro, anche se comunque sono nata in Umbria, sono nata ad Assisi, quindi Ah, che bello. ecco.
Però diciamo che sto collaborando, come dicevo poco fa, anche con altri miei diciamo colleghi, ecco, artisti, perché comunque io ci credo comunque ancora nella musica, e credo che comunque si possa fare davvero tanto. Ci sono tantissimi artisti davvero in giro che comunque non sono conosciuti al grande pubblico, magari non si vedono nei talent, però ce ne sono un sacco, davvero bravi, che sanno scrivere, che sanno cantare, che sanno fare tantissime cose, quindi bisogna solamente andarli a scovare, a cercarli, ma ci sono, cioè, davvero tantissimi. Sono davvero contenta di questo, perché comunque ci fa capire che comunque la musica non è morta, ma è sempre più viva, ecco. Quindi penso che sia la cosa più bella, perlomeno crederci, ecco, per un artista è importantissimo crederci ancora. Guarda, sì, è importante crederci, come spesso diciamo in questo talk, speriamo che magari attraverso questo talk possano nascere anche delle bellissime collaborazioni, a volte sono nate e magari ne nasceranno ancora altre. Chissà che non portiamo fortuna anche a te, Chiara, perché chissà, perché è bello poi, come vedete, entrano da persone famosissime a persone che come noi magari stanno semplicemente intraprendendo questo come mestiere, e quindi magari a volte nascono e possono nascere situazioni belle anche semplicemente da una chiacchierata in un talk. Qualcuno di voi vuole chiedere qualcosa, ragazzi, a Chiara? Altrimenti ci ascoltiamo, perché Chiara mi ha mandato un po' di canzoni. Marianna, pure di te vorrei ascoltare qualcosa in più, perché tu ci hai mandato solo una, ma secondo me c'hai qualcos'altro da farci sentire. Però va bene, adesso parliamo di Chiara. Va, dimmi, Marianna, vai. Voglio fare la domanda. Vai, falla. Tutta tua. Ciao. Ciao, bella. Ciao. Tu scrivi soltanto in inglese? Cioè, questa l'hai scritta tu, giusto? Okay. Sì, questi brani li ho scritti io. Tutti adesso li ho scritti io. Tutti in inglese? Tutti in inglese? Scusami, non solo in inglese? Ah, tu, allora, sì. Sì, no, ora ho sentito, non c'era... C'era un po' di ritardo. Comunque sì, per ora scrivo solo in inglese. Infatti il prossimo singolo che uscirà fra qualche mese sarà anche in inglese. Però diciamo che scrivo dei testi anche in italiano, però ancora non hanno preso forma, ecco, in una canzone vera e propria. Ecco, quindi anche se comunque la mia lingua è sempre stata l'inglese, perché comunque diciamo che amo la musica internazionale. Poi diciamo che l'inglese è una lingua che mi è sempre piaciuta proprio dai tempi della scuola, quindi diciamo che il mio sogno era stato sempre quello di, se mai avrei scritto un brano, sarebbe stato in inglese, quindi diciamo che è così. Poi diciamo che di questi brani sono nate, in realtà sono nate prima le melodie di questi brani, melodie scritte da Sunil Rocca, che prima abbiamo visto nei messaggi, nei commenti, e quindi io ho dovuto adattargli comunque un testo. Penso che comunque la lingua inglese si adattava molto di più alle sue, a queste comunque melodie, perché comunque sono delle melodie pop rock, che si avvicinano molto al pop rock comunque americano, ecco, degli anni 90-2000, quindi mi sembrava molto più musicale comunque l'inglese per queste melodie. Quindi diciamo, la tua lingua principale nella musica è appunto l'inglese. Sì. Genesi, vuoi fare qualche domanda a Chiara? Vuoi chiedergli qualcosa? O... No, vabbè, diciamo la classica frase: progetti per il futuro. Progetti per il futuro. Guarda, c'è un album che comunque stiamo preparando. Purtroppo ci vuole del tempo, perché comunque, come voi ben sapete, c'è tantissimo lavoro, quindi dietro. Infatti sono un po' di tempo che lo diciamo, questa cosa dell'album, però per il momento ci stiamo dedicando comunque ai singoli, perché purtroppo
io penso che al giorno d'oggi sia un po' pigri, ecco, non ci si mette lì ad ascoltarsi un album, penso che comunque un singolo sia qualcosa di più immediato, quindi ci stiamo muovendo a singoli, però nei miei progetti futuri c'è sicuramente un album, perché abbiamo tante melodie da parte, quindi ci stiamo lavorando. L'attività live, scusa. No, scusami. Attività live, diciamo che stiamo cercando un pochino di ampliare questo duo, perché noi diciamo che nasciamo come duo acustico, chitarra e voce, però vorremmo comunque avere dei musicisti poi fissi comunque che ci accompagnano comunque nei vari concerti. Quindi stiamo cercando, siamo comunque in contatto con alcuni musicisti della zona e stiamo cercando di fare qualcosa insieme, e speriamo nella prossima estate di riuscire a portare comunque la nostra musica in giro, perché è il nostro sogno da sempre, quindi questo. Nella prossima estate ci sarà qualche sorpresa, perché no? Vi aspettiamo, poi intanto resteremo fino a giugno, quindi se avrete nuovi progetti, qualsiasi cosa, siamo qua. Anche prima. Sì. Vuoi dire qualcosa? Volevi fare qualche domanda? Volevo chiedergli che si è intuito che la parte musicale è praticamente fatta quasi tutta dal tuo compagno. Sì. Tu fai qualche cosa anche te musicalmente o lasci tutto a lui e canti solo? Allora, io diciamo che mi piace molto, cioè piacerebbe anche a me comunque la composizione, però diciamo che lascio fare a lui, perché comunque lui, essendo comunque un musicista, voglio che comunque se ne occupi lui. Lui diciamo che è un po' strumentista, principalmente lui è chitarrista, però comunque mastica un po' tutti i vari strumenti. Però mi piacerebbe comunque comporre qualcosa io. Infatti nel brano che abbiamo ascoltato, diciamo che è stato fatto tutto da musicato tutto da Funil, però diciamo che una piccola ispirazione gliel'ho data anche io, questo brano, praticamente della variazione prima, praticamente la parte prima del solo, comunque gli ho dato una piccola idea, ecco. Però diciamo che per il momento voglio lasciare fare lui. Bene. In futuro chissà. Va benissimo, eh. In futuro chissà. Beh, si comincia così, no? con le parti, poi piano piano. Sì. Certo. Beh, io quando ho iniziato a sentire il brano ho dovuto chiudere gli occhi e fare un reset, perché arrivando da Marianna c'è stato un cambio di scenario, certo, incredibile, certo. A livello di tutto proprio, no? Certo. Quindi, poi arriva anche il tuo, Oriz, se vuoi. Vabbè, il mio è proprio di un altro scenario ancora. Con gli occhi chiusi, perché poi a me piace molto prima ascoltare la musica senza guardare, e poi dopo, quando l'ho assimilata, allora posso anche guardare l'in più, no? Che è l'immagine, il video, tutta questa cosa qua. E devo dire che subito ho iniziato a dire, però un genere così in italiano, ma poi ho detto, qua in Italia questo genere al femminile, che ne senti pochissimi brani in italiano così, molto probabilmente l'orecchio dell'italiano medio non riesce a percepire la Hilary Duff italiana o queste ragazze pop rock americane degli anni 90, no? Ma poi man mano che andavo avanti, in effetti sono arrivato in America, cioè non c'è, il sound ci sta, sì, ovviamente. Quel complimento non potevi fare, insomma. Bravo. No, stavo cercando di pensare anche, essendo produttore, arrangiatore, compositore, fa tutto, no? Mischione mia. Dico, come l'avrei fatto io? Non sono riuscito a... Cioè, perché mettere i suoni più moderni, magari con elettronica... Non sono riuscito a trovare la cosa, quindi vuol dire che la tua voce con quel sound sono in simbiosi, sì. Giusta, ecco. Beh, diciamo poi... che
è un po' il genere che comunque ci piace maggiormente, ecco, quelle sonorità comunque del passato, ecco, credo che comunque io penso che comunque cioè quella musica là la ascolteranno cioè i miei nipoti, i nipoti dei nostri nipoti, cioè penso che c'è qualcosa di immortale, ecco, quindi e perché purtroppo quello che non riesco a trovare purtroppo in quello di oggi, mi ripeto, sarò insomma, la musica, la musica si è fermata a fine degli anni 90 praticamente, sì. Perché è assurdo, cioè non è che oggi non ci sono bravi musicisti, no, certo, o arrangiatori o compositori, perché comunque io sto ascoltando tante cose su TikTok, roba del genere, ci sono dei ragazzi che fanno delle cose che sono da paura, cioè, ma però sono generi tutti strani, da solo a cappella con beatbox messo insieme, poi adesso c'è sto moda del beatbox loop mix, una roba strana, dove uno con un aggeggino elettronico, solo con la voce fa dei suoni che si interagiscono con sto aggeggio, che poi modifica un po' il suono, diventa tipo synth, no? E fai dei brani in 3 minuti, in tempo reale, tutto giocando su loop, ma solo con la voce. Sono rimasto sconvolto, ma della gente che fa delle cose pazzesche. Sì, pazzesche, c'è anche lei. E allora e dico, cavolo, proprio dal 2000 in poi c'è stato boom, un reset, è cambiato tutto. E se oggi fai la musica come era negli anni 90, anche se usi suoni più moderni, ma sempre con quell'anima degli anni 90, 80 e torniamo indietro, i giovani d'oggi come fanno ad apprendere e riuscire a percepirla sta cosa, a meno che non hanno appunto familiari o qualcuno che li la fa amare. Io ho messo il link del canale YouTube, così iscrivetevi. Bravo. Io mi sono appena iscritto. Bravo, iscrivetevi ai canali, giustamente, sia di Chiara che di Marianna, così ci le seguiamo nei loro prossimi cose. Allora, Chiara, Free World. Beh, sì. Cosa volevi? Cosa hai voluto? Visto un brano che prima parlavamo purtroppo di quello che ci è capitato negli ultimi tempi, diciamo, negli ultimi anni, questo era un brano un po' liberatorio, ecco. Free World era un po' mondo libero, un po' quello che diciamo vorremmo tutti, ecco. Quindi è un po' un augurio che io mi sono fatta, ecco, che sia un mondo libero per tutti noi, per tutti, speriamo. È un messaggio molto tosto, detto in così sembra quasi semplice. In fondo siamo un po' tutti complottisti, dai, diciamolo, vorremmo liberarci da tutto quello che c'è attorno per vivere nel nuovo Eden, no? Mettiamolo in questa maniera, dai. Ma dobbiamo lottare contro questo mondo che si sta, dire, che sta cambiando, si sta sgretolando, però insomma speriamo che possa arrivare a un mondo migliore, una allegria, musica, vai Emanuele, la musica sempre ci salverà. La musica ci salverà, beh, la musica ha sempre salvato tutti quanti noi, eh. Tu lo sai, Maurizio, perché lo fai da circa 2-3 anni, io lo faccio da un anno e mezzo, insomma, quindi sappiamo che la musica ci ha sempre aiutato a cambiare la visione del mondo e del nostro mondo interiore, perché poi il mondo esteriore non è altro che poi anche il mondo interiore e viceversa, quindi però noi teniamo duro e attraverso la nostra musica cerchiamo di cambiare, come Chiara ha voluto fare con questo brano, penso, in un certo senso, no? Dare uno scossone, dare un messaggio. Sì, arrivavo comunque da un periodo tosto, e quindi ho avuto questo messaggio di speranza, ecco, che è quella che comunque non dovrebbe mai mancare, ecco, la speranza comunque, certo. Fatto bene. Maurizio, stavi dicendo, scusaci? No, stavo pensando, era una riflessione, entrambe, sia Marianna che Chiara, ascoltandole mi hanno trasmesso serenità. Sì. Quindi non ho ascoltato il testo, ho ascoltato solo le vibrazioni, mi hanno comunque mandato serenità, sono piacevole, cioè, quando ti senti bene, no? Perché vuol dire che avete le vibrazioni giuste, vai. Basta, adesso mi chiudo, non parlo più, ma
No, no, sto dicendo belle. Poi comunque hanno un'altra cosa che hanno in comune, secondo me, che comunque entrambe fanno dei generi musicali e interpretano in un modo che evergreen, diciamo, che se li ascolti adesso, li ascolti fra 20 anni, sono comunque sempre, restano attuali, restano sempre, sia l'una che l'altra hanno, non seguono le mode, diciamo, della tutt'undi. Bravo, quando la musica non segue le mode, diventa quindi musica rimane, quindi è una musica che comunque la potevano fare 30 anni fa, lo faranno, lo sentirai fra 30 anni e ti piacerà comunque e ti trasmetterà sempre lo stesso delle belle emozioni. Proprio per, è come la musica di Battisti, proprio di Mia Martin, cioè queste cose che alla fine ci appartengono sempre, appartengono a tutti, da noi a quelli che verranno, penso. Questo vi accomuna, perché avete qualcosa di in più, diciamo, rispetto a chi è fermo alla musica che, e anche all'apparenza, diciamo, nel senso che voi magari pensate più all'interpretazione e alla voce e alla musica che anche all'apparenza, forse anche, no? Anche questo. Sì, diciamo che per quanto mi riguarda, io diciamo che non ho sempre sorvolato, ecco, comunque l'immagine esteriore, ecco. Diciamo che quello che ho sempre voluto dire, comunque lanciare un messaggio, qualcosa, ecco. Tutti comunque i miei brani, diciamo che non è tanto, sì, vabbè, sicuramente la bella melodia, la bella voce, però poi l'importante secondo me è lanciare un messaggio, ecco, è quello poi il mio pallino, il mio obiettivo principale, a prescindere poi dal genere, ecco, che poi posso andare a cantare. Diciamo che è quello che diciamo ho dentro, ecco. È sempre stato, non mi è mai piaciuto, ecco, come dicevamo prima, comunque seguire le emozioni, è stata sempre un po' bella sotto questo punto di vista, tra virgolette, diciamo, anche dal rapporto con gli altri, come anche con i miei coetanei, no? Era un pochino sempre nel mio mondo, ecco. Non ascoltavo quello che ascoltavo i miei coetanei, cioè sono stata sempre un pochino così, sempre fuori da certi schemi. E poi diciamo che questo comunque mi ha aiutato, mi ha aiutato perché comunque mi ha, diciamo che ho perseverato, ecco, ho tenuto duro e poi ce l'ho fatta, diciamo, in un certo qual modo, perché comunque io all'inizio pensavo di non riuscire mai nella mia vita comunque riuscire a scrivere qualcosa di mio, che potesse piacere anche magari a qualcun altro. E diciamo che piano piano, qualcosina comunque, qualcosina sta pensando, è stata davvero una grande soddisfazione, comunque la musica mi ha dato una grande soddisfazione. Diciamo che sono all'inizio, però... Hai una bellissima anima, una bellissima anima che ci farà compagnia per tanto tempo. Come dice San Ildei, dice meglio andare controcorrente, infatti è quello che poi noi tante volte in questo talk diciamo, anzi mi dispiace che oggi non è riuscito ad entrare l'altro produttore perché pure era d'accordo con noi, ma sicuramente siccome mi aveva detto che infatti stava in studio, doveva finire le cose, altrimenti ve l'avrebbe presentato, perché è molto d'accordo con noi. Quindi visto che siamo ormai in fine della trasmissione, perché ormai mancano veramente 2-3 minuti, cosa volete lasciare ognuno di voi, per favore, se può, se riesce, se vuole, quindi è appunto un messaggio ancora per chi ci ascolta, per chi ci ascolta, perché poi la trasmissione rimarrà per sempre, sono online qui su YouTube, nonché anche su Facebook e su Twitch. Sì, mi sono d'accordo su questa cosa assolutamente, cioè, questo sia un messaggio importante, quello di essere, di rimanere sempre gli stessi, un po' quello che mi sono detto da sempre, ecco. Diciamo l'autenticità, ecco. In qualsiasi cosa noi lo facciamo, e poi che dire, continuiamo ad ascoltare la musica, a farla chi vuole fare, chi lo sa fare, perché comunque la musica è innanzitutto, io penso che comunque la musica sia la vita, questo qua sicuramente, però sia anche cultura, sia un po' di tutto, ecco. Quindi continuiamo a portare avanti la musica,
tantissimi artisti che abbiamo in giro, sono davvero tanti, quindi che dire, perché comunque così riusciremo in qualche modo a costruire qualcosa di migliore, ecco, un mondo migliore per noi, quindi andiamo avanti così tutti uniti. Ecco. Grazie. Grazie, grazie. Dai, che arrivate, vi saluto, vi auguro una buonanotte, ci vediamo lunedì prossimo. Ciao Marianna, ciao, Gianni, ciao, Marco, ciao.